Eccoci qua, io sono Cristian di Play Lover Academy, che è sostanzialmente la realtà numero uno che aiuta uomini e ragazzi a migliorarsi nell'ambito sentimentale, perché da quando siamo arrivati noi in Italia, che abbiamo passato due o tre concetti, le persone che ci seguono hanno visto incrementare le loro possibilità in campo conoscitivo uomo-donna e quindi hanno scoperto che si poteva migliorare e progredire nelle relazioni uomo-donna, concetto veramente stratosferico per qualcuno. Per noi invece è normale, ok? Lo facciamo ogni giorno attraverso corsi dal vivo che si svolgono in tutta Italia, consulenze a distanza e videocorsi che puoi benissimo visionare sulla piattaforma dedicata, se li acquisti, da casa, ok? Oggi parliamo di un tema che è stato ancora una volta proposto dalla nostra community di YouTube, quella buona e non quella sgangherata, che insulta, che è il seguente: cosa fare con una ragazza che è ancora legata all'ex? Cosa fare con una ragazza ancora legata all'ex? Punto di domanda. Allora, andiamo prima di tutto a vedere gli errori, quindi le cose che non bisogna fare, errori da evitare. Errori: non essere sempre la spalla su cui piangere, ok? Quindi la ragazza non deve cercare te sempre per versare delle lacrime, ok? Perché in qualche modo tu in qualche modo la conforti, cerchi di tirarla un po' su, quindi lei si sfoga, eccetera eccetera. Non puoi essere sempre la persona che le asciuga le lacrime, perché semplicemente in questo caso tu diventi un supporter, un amico, di sicuro non diventi il suo nuovo fidanzato. Lei ha bisogno di sfogare il suo dolore, sì, però non può sfogarlo sempre solo con te. 2. Non darle consigli per tornare con lui. 2. Non darle consigli per tornare con lui. Spero che si legga la mia scrittura, insomma, sembra abbastanza buona. Quando andavo all'università era il top, poi ho smesso di usare la penna. Quindi non darle consigli per tornare con lui, perché se tu inizi a rivestire questo ruolo, tu non sei più il potenziale nuovo ragazzo da conoscere, ma tu diventi il suo consigliere. Lei in qualche modo ha perso la sua lucidità mentale, ha bisogno di capire cosa fare, cosa non fare, come rispondere a un messaggio, al fatto che ha messo il like su Facebook e Instagram, ha commentato la storia. Cosa deve fare? Se tu inizi a darle consigli costantemente, tu diventi il suo consigliere, il suo coach, praticamente fai il nostro lavoro quasi, però non diventi il potenziale nuovo fidanzato, potenziale nuovo ragazzo da conoscere. 3. Non fare da psicologo. Non farle da psicologo, ok? Quindi non essere quella persona che in un qualche modo cerca di entrare nella sua mente per capire la sua tristezza, da dove deriva la mancanza emotiva che si crea, come risanare le sue ferite, eccetera eccetera eccetera. No, tu non devi fare questo lavoro qua, ok? Perché tra l'altro serve un'abilitazione prevista dallo Stato. Tu devi fare il tuo lavoro e questo tuo lavoro qua lo fai fare a qualcun altro, che si fa anche pagare, e tu chiaramente lo faresti gratis. Quindi non essere il consigliere, non fare lo psicologo e non essere quindi la spalla su cui piangere. 4. Punto: non esserci sempre. Non esserci sempre. Vuoi essere il suo croce rossino? Vuoi essere il suo croce rossino? Vuoi essere sempre a sua disposizione? Quando lei vuole uscire, tu ci sei. Quando lei alza il telefono, tu ci sei. Quando lei manda un messaggio, tu ci sei. E quando tu fai tutte queste cose, diventi un po' scontato, banale, come ho già detto molteplici volte.
tutte quelle cose che sono scontate non hanno valore. Immagina se i nostri corsi costassero 250 euro di una settimana, ma secondo te avrebbero valore? A parte il fatto che avremmo talmente tante persone che non riusciremo a gestirle, a parte questo, che è un altro aspetto, ma non avrebbero invece il valore che hanno oggi. L'associazione sarebbe di poco valore, ok? Quindi se tu ci sei sempre per la ragazza, il tuo valore cala a picco. 5. Non farle capire che la vuoi conquistare. Non farle capire che la vuoi conquistare. Non puoi farle capire che la vuoi conquistare perché lei potrebbe andare un po' sulla difensiva, chiudersi e in se stessa, e potrebbe dirti: no, io non mi sento pronta, ho ancora in mente il mio ex, questo non è il momento giusto, io non me la sento, eccetera eccetera eccetera, ok? Quindi le reazioni della ragazza potrebbero andare verso la chiusura e non verso l'apertura. Quindi non farle capire che la vuoi conquistare. Vediamo ora adesso i consigli. Abbiamo visto gli errori, adesso vediamo i consigli. Consigli 1. Prendi le distanze. Ok? Cosa vuol dire prendi le distanze? Vuol dire non essere la calamita della ragazza, stai un po' più lontano, non scriverle ogni giorno, non essere sempre nella sua vita, non cercarla sempre, non chiamarla sempre, non essere sempre nei posti che frequenta lei, che fatalità vi incontrate occasionalmente, eccetera eccetera eccetera. Tu devi mantenere un po' le distanze, ok? Chiaro che non devi essere dall'altra parte del mondo, perché se ti interessa lei in qualche modo sarai più o meno nei paraggi, ogni tanto ti fai sentire, sì, ok, ma sei un po' più distante rispetto ad essere morboso, croce rossino, psicologo, psicoterapeuta, eccetera eccetera eccetera. 2. Escici saltuariamente. Escici saltuariamente. È ovvio che se tu non esci con la ragazza, tu la ragazza la perdi, è normale, no? Io nella mia esperienza ho perso diverse ragazze perché non ci uscivo per più di, non so, 2 settimane, ok? Chiaro, è difficile tenere attiva una relazione o comunque una conoscenza quando tu non esci con la ragazza per diverse settimane. Molto complesso, perché la fisicità serve, cioè non è che possiamo vederci in videochiamata, su Skype, su Zoom, su GoToMeeting e per il resto buonanotte. No, non può essere così. Tu hai bisogno di fisicità, quindi ogni tanto con la ragazza ci devi uscire, perché tiene acceso il legame, la speranza, perché chiaramente è una speranza, di arrivare a poter conoscere questa ragazza, magari andarci a letto piuttosto che avere una relazione, eccetera eccetera eccetera, ok? Quindi impara anche questo, cioè avere una sorta di periodicità per gli incontri fisici. 3. Falla divertire. Anche questo suggerimento semplice, ma molte volte ignorato, perché le persone non riescono a poi decodificarlo e capirne il significato e il valore. Falla divertire perché? Perché se la ragazza, quando è con te, ritrova le emozioni positive e il buon umore, cosa succede? Succede che associa il buon umore e la ripresa emotiva a te. Quindi con te sta bene, ritrova la serenità, ritrova la tranquillità, la felicità, eccetera eccetera eccetera. Quindi emozioni positive associate a tua persona, ok? Quindi questa sorta di trasformazione emotiva che rivive anche grazie a te, lei la associa a te e tu pam, spicchi in alto e diventi quella sorta di riferimento che la porta dallo stato emotivo negativo allo stato emotivo positivo, ok? Qui da Christian per oggi è tutto.